Barbara D'Urso senza voce. A rischio la diretta di pomeriggio 5? Problemi di salute per la conduttrice di Canale 5. Continuo ad avere poca voce. Nemmeno i problemi alla voce hanno fermato Barbara D'Urso, che questa mattina all'alba non ha rinunciato alla sua passeggiata per Milano. Ha però ammesso su Instagram Stories, mangiando una galletta di riso con la marmellata. Buongiorno a tutti. Continuo ad essere con poca voce. L'ho detto anche un po' come se fossi malgioglio. Con un filo di voce la conduttrice di Pomeriggio 5 ha ammesso di avere un problema alla gola e ha svelato il motivo. Ho cantato troppo questo weekend. Nonostante le dirette quotidiane su Canale 5, la conduttrice infatti non perde mai l'occasione per uscire con gli amici, ballare e divertirsi. La diretta del rotocalco dell'ammiraglia Mediaset potrebbe saltare? Barbara D'Urso ignorata dai suoi collaboratori, non mi guardano nemmeno. Nonostante il problema di salute, la conduttrice di Canale 5 non si è fermata questa mattina e ha tenuto fede a tutti i suoi impegni. Oggi sarà sicuramente puntuale come sempre a Pomeriggio 5, pronta per condurre la puntata del martedì, anche se con un filo di voce. Punto. Intanto non perde mai l'occasione per mostrare il suo gruppo di lavoro e ironizzare sui social. In queste ore ha infatti immortalato l'ingresso negli studi Mediaset con i suoi collaboratori che la lasciavano indietro. Comitiva la vostra star è dietro, ha ironizzato sui social, sottolineando poi, fate finta almeno che mi calcolate. Rosy neanche si gira, tanto sono senza voce. Pomeriggio 5 verso la chiusura, quando andrà in onda l'ultima puntata della stagione. Ultima settimana di messa in onda per Barbara D'Urso che si avvicina a grandi passi verso le vacanze estive. Un'estate che sarà ricca di sorprese e nuovi progetti per lei. Intanto il 2 giugno sarà in onda su Canale 5 per l'ultima puntata del rotocalco della rete Ammiraglia, pronta a salutare il pubblico che l'ha seguita con passione anche nella stagione 2022-23. Il futuro della conduttrice a Mediaset si fa sempre più incerto. Di recente si è parlato infatti di un possibile addio al biscione. Punto. Una notizia ancora non confermata che aprirebbe però le porte a un possibile passaggio in Rai. Per la D'Urso potrebbe esserci in cantiere un programma di punta nella TV di Stato, forse proprio domenica in. Per le conferme ufficiali bisognerà però ancora attendere qualche settimana. Intanto non è escluso che venerdì 2 giugno, in occasione dell'ultima puntata di Pomeriggio 5, la conduttrice possa spoilerare qualcosa sul suo futuro.